Conducerà alla centrale di Piovasse. Avendo a fianco a lui il presidente Darin, tocca a lui dare questa luce. Però prima di passare la parola voglio tranquillizzare il senatore Casile e l'amministrazione Quarantena che chi scrive fa il giornalista. Quindi quanto riguarda la stampa completa, totale, settimanali, quotidiani, siti web TV. Speriamo che arrivino anche radio e televisione, purtroppo a casa non ci stanno, ma non è colpa di Vice Avventura in questo difficilissimo mestiere, che mancano radio e televisione, non c'è nemmeno uno. Sono a disposizione della notizia, della verità, dell'informazione, senza partito preso, senza avere simpatia o antipatia. Sono alla ricerca della notizia. L'amministratore comunale, se essa questa qua di centro-sinistra, centro-destra che sia, sa bene che troverà da parte di chi scrive a casa, ma anche fuori casa, per fortuna i siti web bastano essere .it vicino, o leggono in tutto il mondo. Ci sono amici che ci sono nostalgici di casa, dottor Barranco, lei prima diceva che è difficile arrivare qua. Io ho persone che da Londra, dal Messico, dal Canada, si collegano con il sito ufficiale del comune di Casoria per leggere la rassegna stampa di quel tipo di sito, da Sorrento, da Milano, da tutto il nord. E la stessa cosa fanno anche con i siti web, che non sono solo quello ufficiale, sono altri siti web, le web TV, c'è Napoli Nord, c'è l'Unica Channel, cioè hanno contatti in tutto il mondo. Perché ci sono persone che amano la città, sono andati via chi un anno fa, chi 20 anni fa, chi 30 anni fa e si collega tutti i giorni con questa realtà. Quindi chi scrive è solo attento alla notizia, all'informazione, senza la notizia. L'amministratore sa bene che può puntare quando vuole, quante conferenze stampa vuole fare, quando sono temi importanti come questa avrete sempre le sale affumate. Passo la parola al dottor Barone.